Benvenuti in un nuovo video, raga, mi mancava troppo mettermi qui e mangiare insieme a voi e parlare un po' insieme a voi. Oggi sinceramente io non avevo proprio, cioè non pensavo che registravo questo video perché avevo messo un po' di storie su Instagram dicendo che oggi è 26, sono stata al centro commerciale con mia sorella e quindi che sicuramente non riuscirò a registrare il video per domani, cioè 27. Voi già state vedendo il video in questo momento perché è uscito, poi mi sto estendendo a me che sto parlando. Però poi mi sono detta, quando stavo al centro commerciale, ho portato 26 video nel mese di dicembre. Che faccio? Proprio adesso che manca poco, non metto video. Cioè, mi sono sentita tipo quando qualcosa ti strappano via qualcosa, e quindi ho detto no. Sì, mi emoziono per queste cose, ma torniamo al succo del video. Sì, oggi sono un po' così, ma va bene. Torniamo a noi. Allora, mi avete fatto un po' di domande. La pizza che stasera andremo a mangiare insieme è la pizza Rima. Cioè, raga, è troppo, troppo, troppo buona. Vi ho lasciato una foto, cioè una clip, l'avete vista prima. Ho fatto praticamente pizza prima con panna, io l'ho presa, vabbè, mamma c'aveva in frigo quindi l'ho rubata, della Pathos Land dell'Eurospin, poi ho messo sopra l'affettato di petto di pollo e poi il mais. È troppo troppo buona, io spero che si veda tutto, ma vabbè. Allora, ragazze, voglio fare una cosa, nel frattempo, ho anche la Fanta Zero, cioè raga, Fanta Zero. Ci tenevo a dire, aprire proprio una piccola parentesi. Ci tenevo ad aprire una piccola parentesi. Allora, forse l'ho detto un sacco di volte, non mi sto giustificando, ma sto sinceramente, guarda quanto è morbida, sto sinceramente dicendo alle persone che comunque stanno sempre lì a giudicare il modo in cui io parlo, oppure che sbaglio un congiuntivo, eccetera. Allora, sinceramente, raga, se sentite che io tipo faccio cuo, qui ho qua, qui ho, non lo so, adesso non mi viene perché, raga, non è una cosa che io lo faccio apposta, cioè, raga, ve lo giuro, dovete credermi, non è una cosa fatta apposta, ma è una cosa che io purtroppo non riesco a correggere perché è proprio il mio modo di parlare. Perciò le persone che mi vengono a dire, cioè, raga, io non ci posso fare niente, non posso correggere, e sono fatta così, è la mia caratteristica e quindi me la tengo. C'è chi fa piacere, a chi no, sai che le persone che lo fanno sono quelle persone un po', vabbè. Ma so che le persone che mi vogliono bene accettano anche questo di me, ma com'è giusto che una persona faccia, perché io sono la prima. Se una persona davanti a me sbaglia un congiuntivo o si incarta a parlare, io non vado lì a farglielo notare, a sottolineare, no, ma che persona di cacca sarei? Cioè, raga, io non lo so, boh. Quindi se notate questa cosa di me che sbaglio un congiuntivo, raga, vi posso dire, preferisco io sbagliare un congiuntivo oppure avere questa cadenza invece che prendervi per i fondelli a tutti e iniziare un video. Ciao ragazzi, allora benvenuti. No, non devo sbagliare a parlare. Cioè, raga, che senso ha? A questo punto è meglio che lascio YouTube, lascio tutto quello che sto facendo, ma non darò la soddisfazione a nessuno perché questo è il mio mondo. Io questo regno, tutto quello che mi sta attorno me lo sto creando da sola, quindi ciao! Niente. Oggi mi avete trovato pure un po' così, ma ci sta. Io sono fatta così, quindi diamo un morsetto alla pizza. Cioè, raga, comunque è troppo buona. Questa è un food porno. Per molte persone, ah, ma non è vero. Allora, raga, molti mi hanno detto che la vostra sa proprio tipo di alcol. A me, sinceramente, raga, no. O perché forse la faccio aleggiare, perché ovviamente è un prodotto confezionato, ovviamente ve lo devo far vedere anche dal vivo. Che è un prodotto confezionato, ma raga, a me sinceramente non ho mai fatto sta cosa. Ma cocco. Quindi ragazzi, ci tenevo a dire questa cosa. A me sinceramente non interessa perché io sono fatta così, oh. Però ci tenevo a dirla la centesima volta, ma vabbè. Come dico sempre, preferisco sbagliare un congiuntivo o
o non correggere questo modo perché non si può correggere, ma almeno io sono sempre schietta con voi e sono sincera, quindi mi basta questo. E poi so che questa cosa la notano 100 persone su tutte voi, quindi sinceramente non mi interessa proprio. La base per la pizza la potete acquistare su World Supplement, ormai lo sapete già. Vabbè. È proprio buona. Allora, questo rumore, vabbè, un tuo più grande rimpianto? Allora, ragazzi, sinceramente, vi dico proprio la mia sincerità. Non ho nessun rimpianto. Perché sto cercando, ma anche prima, prima un po' no, è vero, prima mi privavo, tipo se dovevo dire una cosa evitavo, stavo zitta, oppure se dovevo fare qualcosa dicevo oddio no, che brutta figura, no, non la faccio, evitavo sempre, oppure no, vabbè, non, questa cosa non la dico, e poi ci pensavo, però posso dire che non ho rimpianti perché se in quel momento non ho voluto dire una cosa o non ho voluto fare una cosa vuol dire che non mi sentivo di farla. Però sto cercando nell'ultimo periodo di fare un po' tutto quello che mi sento di fare, tutto quello che mi sento di dire, se ho bisogno di dire una cosa a una persona, di dirgliela senza problemi, perché proprio non voglio vivere di rimpianti. Come dico io, la vita è una sola e va vissuta veramente a 365 gradi. Quindi io penso che, non, ok, sulle cose importanti sì, raga, bisogna stare lì, ci dobbiamo pensare, però se è una cosa che sappiamo che ci può far star bene perché io ho un po' il sesto senso, penso che come ce l'ho io ce l'avete anche voi, quindi fate sempre ciò che desiderate di fare, non privatevene mai perché raga alla fine potete vivere con il rimpianto e penso che sia una delle cose più brutte, veramente più brutte. Lei era Serena, ti mando un bacio. Martina, ti mando un bacio. Peso attuale, come stai? Come ti trovi con il tuo fisico di adesso? Comunque sei bellissima. Allora, peso attuale, penso 64. Ma. Non lo so. Ormai chi mi segue, vabbè, penso pure lei. Sapete che io non sto lì a pesarmi tutti i giorni, vabbè, raga, sapete cosa penso della bilancia, io preferisco pesarmi allo specchio. Sinceramente, raga, ci sono giornate in cui mi vedo bene, altre in cui mi vedo male, altre in cui mi vedo ci sta proprio bene, altre ci sta pure con l'umore, specialmente con l'umore. Posso dire che io adesso mi vedo bene perché, ok, non sono perfetta, ma raga, ma chi è perfetto? Scrivetemi voi chi è perfetto, nessuno è perfetto in questa vita. Io vado avanti per me stessa perché io ho imparato ad amarmi e penso che questo. Sia una delle cose più belle e più importanti, ragazzi. Secondo me, no, secondo me, io vi dico sempre amatemi, perché se vi amate riuscirete a trovare la vostra motivazione, riuscirete a trovare la vostra strada e a darvi comunque tante risposte a voi stessi. Voi non dovete piacere a nessuno, perché dovete pensare che a nessuno, tra virgolette, importa di voi.
tutte le persone che verranno vicino a voi, ce ne sono davvero tante, vengono vicino a voi a criticarvi, a puntarvi il dito, pensate che quelle persone sono infelici, sono le prime ad essere infelici, e perché voi state bene con voi stessi, vogliono che voi dovete star male come stanno loro. Perciò voi quando incontrate queste persone sulla faccia della terra e ve le incontrate davanti, fategli un sorriso in faccia, voltate le spalle e andatevene. Massa. Io ogni giorno ricevo davvero tantissimo affetto da voi, dalle persone che mi stanno vicino, e ricevo anche tantissima cattiveria da tante persone, ma raga, io lo sai che rispondo a queste persone. Io mi amo, e appunto, potete dire, sì, ma tu non segui una buona alimentazione, no? Tu non fai la colazione con albume e pane. Tu non fai, tu di qua, tu non sei definita. Raga, per favore, mangio che è meglio. Sono le prime. Sono le prime persone che devono essere allontanate, perché queste persone, io ormai ho imparato a fregarmene. Ho imparato a fregarmi perché, lo ripeto, perché io mi amo. Io dopo tanti anni ho imparato ad amarmi. Io ho passato veramente dei periodi brutti che ormai li conoscete. Io ho avuto sempre, no, forse questa cosa io non ve l'ho mai detta, ho avuto sempre un rapporto negativo con specialmente la parte inferiore, cioè con le gambe. Io mi vedevo sempre grossa, io avevo sempre paura di andare in piscina oppure di espormi tanto al mare, mi sentivo molto tipo che tutti mi guardassero, che vedessero tipo la parte tipo che a me non piaceva del mio corpo, e quindi a me questa cosa dava fastidio. Però adesso, vabbè, c'è stato quel periodo che già conoscete, che ho perso tanti chili, io ho iniziato a perdere chili anche in base alle gambe eccetera, ok? Adesso posso dire che loro sono il mio punto forte, cioè non il mio punto forte, scusate, la mia salvezza veramente, insieme a loro anche la parte superiore, cioè questa penso che è la chiave a tutto, amarsi sempre, questa è proprio una delle cose più belle. E quindi per questo sì, mi sono emozionata su questa cosa, perché sono anche oggi, è così. Ah, ok, grazie. Comunque sì, io mi accetto, il mio fisico adesso mi piace, so che posso migliorare sempre di più, ma lo faccio solo per me, eh? E quindi niente, la mia forza sono gambe e loro, cioè le mie, per me queste, le mie spalle, punto. Ok. Martina, video chat day. Allora, secondo me oggi sono anche un po' emotiva. Anche perché sto in quella fase del mese femminile, quindi ci sta un po', ma sapete io. Poi, penso che non è mai capitato in dei video, e questa è una cosa che mi fa, però ok. Martina, ma il video c'è te? Allora, Martina. Sto facendo un macello. Io lo volevo fare in questo mese, volevo registrarlo domani, sono sincera, solo che ho deciso di non farlo perché raga, veramente è stato un mese bello strong, quindi ho deciso di non farlo, però raga, a gennaio ci sarà, ve lo prometto. Chiara, un bacione. Qual è la cosa che ti rende più felice? La cosa che mi rende più felice è il percorso che sto facendo, ma non il percorso estetico, che, come possiamo chiamarlo, è proprio il percorso generale, tutto quello che sto costruendo, io, tutto questo, l'affetto, conoscere tante persone di diversi posti, quindi per me questo, un po' tutto questo è una cosa che quando... No, però mi capita.
di essere demotivato, di essere triste, non lo faccio vedere. Però io penso a tutto questo e sto felice. Diciamo che questo per me è un rifugio insieme anche alla palestra. Per me la palestra è una seconda casa, per me è la vita, stare lì a mettersi le cuffiette e proprio staccarsi dal mondo, lasciare i propri pensieri fuori proprio e concentrarsi proprio lì in quel mondo tutto mio. Per me quello. Amabile. Chiara, c'è qualcosa che vorresti cambiare nella tua vita? No, raga, non ho rimpianti e non cambierai niente. Sofia. Sofia, un bacione. Lo so che è difficile, ma aspetto con gioia un tuo raduno a Bologna. Allora, Sofia, io non ti dico ti prometto, però forse ti posso dire un 60% che un raduno a Bologna ci sarà Allora, io voglio andare a Rimini. Quindi forse una piccola sosta a Bologna ci sarà. Speriamo bene, spero veramente di potervi incontrare tutte, di abbracciarvi tutte, di parlare ore e ore con voi. Lo spero. Che cucini di solito quando sei di fretta? Petto di pollo, pasta, filate con la Philadelphia, oppure petto di pollo, pasta e verdure che mamma mi ha riscaldato, oppure che mi ha fatto mamma, non lo so, oppure che io la sera prima. Qualcosa di pratico e veloce. Oppure faccio un po' di petto di pollo nel toast. Verdura preferita? Cavoletti di Bruxelles? Non lo so. Un po' tutta. Cosa farei a Capodanno? Oh. Prima del cenone, sicuro, scendo a farmi una passeggiatina. Vabbè, andrò a mangiare dai nonni, ma non vedo l'ora di mangiarmi tutte quelle bontà e di stare tutti insieme. Ti piace il gorgonzola? No, raga, o dei formaggi? Come proprio. Cibo che cucino più spesso a petto di pollo. Piadina o panino? Bella scelta. Penso piadina. Prosciutto crudo, prosciutto cotto, raga, crudo non ci vado tanto appresso. Ultima.
Ciao Giulia, la mia non è una domanda, volevo solo dirti che sei una persona brava, guardo tutti i tuoi video, continua sempre così. E tu sei veramente un tesoro, grazie mille. Questa è la cosa che mi rende sempre più felice quando mi scrivete, quando c'è un confronto tra noi, quando siamo lì ore e ore a parlare, a consigliarci, io che vi consiglio, voi che vi consigliate, questa è una delle cose più belle. E quindi ragazzi, niente, io concludo così, alle altre. Risponderò su Instagram e quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Scusatemi se mi sono commossa più volte, ma oggi è andata un po' così, però non fa niente. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!